Innanzitutto trovo magnifica l'iniziativa della Cineteca di Bologna di restaurare questi film bellissimi. Siamo stati al Festival di Toronto dove Martin Scorsese presentava un film di Parajanov che era riuscito a restaurare grazie alla collaborazione della Cineteca di Bologna, e mi ha fatto un inno proprio ha molto colpito, perché insomma ha detto delle cose stupende lì a Toronto per dire quanto poi, diciamo, a volte in Italia noi non valutiamo come si deve, insomma, il lavoro che viene fatto da chi ha passione e amore per il cinema per davvero. E Giorgetta ha pensato a me per Barry Lyndon, diciamo, credo che appunto le candele facciano da tramite. Sapete che questo è un film famoso per essere stato illuminato con le candele, cioè una meravigliosa fotografia di John Alcott che vinse l'Oscar, e perché Kubrick voleva, diciamo, nella sua maniacale ossessione di ricostruire il Settecento attraverso l'iconografia e la luce, quindi che, diciamo, nella pittura, anche se questo discorso poi della maniacalità e degli anacronismi magari dico una parola, però ecco, questo suo, lui pretese, cercò in tutti i modi degli obiettivi che consentissero, diciamo, la ripresa il più possibile utilizzando la luce delle candele, e ottenne gli Zeiss che vennero realizzati praticamente apposta per questo film. Poi utilizzò delle Panavision che anche in quel caso furono delle macchine speciali, cioè fu un lavoro, come tutti i film di Kubrick, frutto di una mostruosa come dire, precipitazione del regista nella materia che intendeva raccontare. Il film uscì in Italia all'inizio del 76, io avevo 16 anni, e ricordo benissimo che non fu accolto come oggi noi valutiamo Barry Lyndon, cioè si veniva da Arancia Meccanica, si veniva da film eclatanti di Kubrick, e il film non era considerato un film, lasciò perplessi, ecco, diciamo, l'idea che appunto di questo viaggio nel passato, questa, qualcuno usava il termine calligrafismo, no? Non piacque, insomma, c'erano borbotti, ricordo, su un'altra scelta di Kubrick, che è il protagonista, che Ryan O'Neill, era un tempo in cui c'erano, no, attori che scalpitavano Al Pacino, De Niro e così via. E io ricordo perfettamente quanto questo film mi incantò, proprio mi prese totalmente, mi stravolse umanamente. Un film in cui tutta la visione di Kubrick sugli esseri umani, sui rapporti, sul destino, lo sguardo implacabile di Kubrick, anche feroce, diciamo così, però fa suo il romanzo di Thackeray e lo, come dire, lo, ne fa un racconto umano che resta, per me è rimasto impresso, cioè in maniera indelebile, cioè trovo che sia uno dei film più belli, o almeno dei film che mi hanno più profondamente colpito. E vi invito a osservare appunto la scelta del protagonista, cioè non era facile, cioè non era facile scegliere Ryan O'Neill, era il modo in cui Kubrick appunto con un... anche un cinismo, no? È uno sguardo, come dire, spietato, che è lo stesso che ha sulla coppia fatale di Eyes Wide Shut, no? Cioè la scelta, cioè gli attori che Kubrick sceglie, diciamo, li sceglie non perché, non solo perché siano bravi, okay, ma perché riesce a cogliere un aspetto umano profondo, diciamo, e a farne veramente dei personaggi, come dei personaggi dei suoi romanzi cinematografici. C'è qualche cosa di straordinario nel modo in cui Kubrick sceglie ogni elemento. Quindi così Marisa Berenson, che è appunto la Lyndon, la Lady Lyndon, per cui Barry diventa Lyndon, che non era un'attrice, era una modella, era una donna meravigliosa, ma anche in questo caso lui riesce a cogliere proprio, per cui
è molto particolare, perché questo film che è così messo in scena, c'è cioè una così grande regia, una così grande fotografia e così via, ma stranamente è come se lui facesse anche un documentario, cioè come se guardasse con la macchina da presa gli esseri umani, attori e quel che succede, come dire, in un modo così profondo da farti arrivare il fatto che siamo altro che calligrafismo, cioè siamo invece in una dimensione umana che c'è molto vicina, che possiamo sentire in un senso implacabile. Il film, vabbè, si distingue per migliaia di cose straordinarie che avrete modo di vedere, appunto i riferimenti pittorici, naturalmente Watteau, naturalmente Hogarth, però voglio dire Hayez, Hayez che viene citato esplicitamente in un'inquadratura, e appunto Hayez è un pittore dell'Ottocento, un pittore dell'Ottocento italiano, in un film la cui conclusione è del 1700, il racconto si conclude nel 1789, l'anno della rivoluzione francese. Questo per dire che naturalmente il rapporto tra rigore, come dire, iconografico, maniacalità nella cura nella ricerca, non deve mai essere confuso con una sorta di appiattimento scolastico, perché poi c'è la libertà del regista, cioè il regista che assume tutto, per cui voglio dire, se prende dei riferimenti che sono anche successivi, li prende e li, come dire, li porta dentro il film. Quindi, come dire, gli anacronismi ce ne sono diversi, insomma, ecco, in questo film sono anacronismi geniali e certamente uno per uno voluti, consapevole, insomma, di ogni dettaglio. Bene, niente, cosa altro dire? Due cose. Uno, naturalmente ogni film di Kubrick è tratto da un romanzo. Vale, direi, forse a parte Rapino a mano armata, insomma, primissimi film, ma tutti i film di Kubrick derivano da romanzi, e questo è un aspetto notevole se pensiamo che Kubrick, noi lo immaginiamo e giustamente come l'incarnazione del cinema per il cinema, cioè è il, come dire, è l'assoluto maestro, ogni film è un fatto di cinema totale. Ebbene, ogni film è tratto da un romanzo, quindi il rapporto tra letteratura e cinema in Kubrick è sconvolgente. E l'altro, naturalmente, la musica, cioè non si può non dire qualcosa sull'uso che Kubrick fa della musica, appunto veniva da esperienze appunto come Arancia Meccanica, in cui aveva, come dire, preso Beethoven, Rossini e li aveva catapultati, no, in una dimensione. Ebbene, qui di nuovo, come spesso farà, diciamo, utilizzando musiche di repertorio, quindi non lavorando con un compositore, anche se probabilmente c'è un compositore che rielabora tutto, credo che abbia vinto l'Oscar anche per le musiche, però diciamo ci sono dei colpi, diciamo, di una bellezza assoluti, questa sarabanda di Handel che è scritta per clavicembalo, che lui invece fa trascrivere per orchestra, e poi il trio di Schubert, sono musiche che insomma, probabilmente chi di voi ha visto Barry Lyndon, comunque insomma sono rimaste nel cuore, nella mente, nelle orecchie, ecco, quindi insomma ci sono innumerevoli piani, insomma, appunto, dal cast, alla fotografia, e su tutto appunto questo sguardo di Kubrick sui rapporti umani, sul destino, su che cos'è lo stare al mondo che, come dire, che lascia come sempre senza fiato. E, vabbè, è tanto bello vedere un pubblico misto di giovani, di ragazzi, appunto come ha detto Valerio, e di persone più mature che come noi hanno visto questo film, l'hanno amato sugli schermi. Secondo me la cosa, come dire, di vedere, cioè Valerio, appunto, portare i ragazzi al cinema, non c'è niente di più bello che vedere un pubblico misto, la cosa che a teatro, a cinema, eccetera, è la cosa più bella che c'è. L'idea di poter rivedere capolavori come questo, di cui dobbiamo essere grati, insomma, alla Cineteca Nazionale, a Giorgetto qui a Roma, al Cinema Alcazar, che fa appunto un lavoro encomiabile davvero per questa proposta e così via, è proprio il tipo di lavoro che può unire diverse generazioni, e mi sembra
come dire, ed è molto bello che stasera si apra così con voi per la proiezione di questo film. Grazie. Grazie Mario, benvenuti, vi ricordo che il film compie quest'anno 40 anni.